il fatto qui che siamo qui a predicare è una dimostrazione dell'esistenza di Dio, dell'esistenza del Signore. Evangelista. Perché Gesù è la vita, Gesù è la salvezza, egli morì sulla croce per noi e portò il peso dei nostri peccati. Egli portò il peso di quella croce maledetta, affinché noi potessimo ricevere la benedizione. Lui è morto, Gesù è morto per noi, per darci la vita, la pace, il perdono, la speranza, la guarigione. Alleluia! E se tu hai fede in Cristo, tu riceverai il dono della vita eterna. Popolo che ascoltate, riconciliatevi con Dio. Avvicinatevi a Gesù, avvicinatevi al Re dei Re, e allontanatevi dal male. Avvicinatevi al Signore, alleluia, con i vostri cuori, con la vostra fede, con la vostra anima, perché la parola di Dio dice, la parola del Signore dice, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre egli è vicino, abbandonate le vostre vie malvagie e seguite la retta via. Questo è il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo che predichiamo in ogni luogo, come i primi apostoli, i primi discepoli andavano dappertutto a predicare il messaggio dell'amore di Dio, il messaggio del regno di Dio, perché questo mondo passerà, cari di Casalnuovo, per questo che ci dobbiamo convertire, perché se non ti converti, ti perdi, se non ti converti, ti perderai, e verrà un giudizio su questa terra, come fu ai tempi di Noè. Vi ricordate la storia di Noè? Doveva venire un diluvio sulla faccia della terra, ma Dio, che amore, Dio avvertì Noè che doveva costruire l'arca, doveva costruire l'arca per essere salvato lui e la sua casa. È una coppia di ogni animale. E Noè credette a Dio. Ascoltate, Noè ebbe fede in Dio e Noè si salvò dal diluvio. Si salvò. Anche voi vi dovete salvare. Salvatevi con la fede nel Signore Gesù. Perché Gesù è la salvezza, cari, questo messaggio di speranza. Dio vuole dare la pace a questo mondo, perché questo mondo si sta perdendo, questo mondo si sta distruggendo per colpa del peccato, per colpa della malvagità, le guerre, la violenza, perché noi esseri umani ci siamo allontanati da Dio. Oggi sono pochi quelli che camminano nella retta via, sono pochi quelli che credono. Ecco perché il mondo è in rovina, ma il Signore vuole salvare questa umanità. Ma noi dobbiamo avere fede, dobbiamo essere umili. Gesù Cristo disse: beati
gli umili di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che hanno fede nel Dio onnipotente. Beati coloro che hanno un cuore puro. Anche a voi Dio vi benedica. Beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Alleluia. E noi dobbiamo aprire i nostri cuori a Gesù, carissimi, perché solo Gesù può purificare i nostri cuori, affinché noi abbiamo la certezza di entrare nel suo regno, nel suo regno celeste. Gloria a Dio. Abbiate fede in Gesù. Abbiate fede nel Signore. Abbiate fede in Dio, nostro creatore, nostro Padre celeste. Confidate in Lui e Lui ti darà la pace. Gesù ti benedirà se tu credi, ti guarirà, ti libererà da ogni forma di male, ti libererà dal buio. Il Signore misericordioso vuole salvarti dall'oscurità, vuole darti la pace, la serenità. Il Signore ti libera dalle malattie, dalle depressioni e dai cattivi spiriti. Abbi fede nel Re dei Re, abbi fede nel Signore dei Signori, e vedrete la sua luce, la sua pace vi riempirà. Questo è il messaggio, gloria a Dio. Confidate, confidate nel Padre Celeste.